Buongiorno, leggiamo questa mattina da Deuteronomio capitolo 9 versetto 10. Mosè disse: L'Eterno mi diede le due tavole di pietra, scritte con il dito di Dio, sulle quali stavano tutte le parole che l'Eterno vi aveva dette. E ancora Giovanni capitolo 8 versetto 6 e capitolo 1 versetto 17. Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. La legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Il dito di Dio. Dio ha parlato, ma si è anche preoccupato di scrivere di propria mano. In quali occasioni? Anzitutto quando ha dato la legge a Mosè. Essa è stata incisa su tavole di pietra dal dito di Dio. La legge era esigente, mostrava ciò che Dio si aspettava dalla sua creatura e diceva, come Gesù spiegava ai dottori della legge, fa questo e vivrai. Luca capitolo 10 versetto 28. Ma l'uomo non ha mai potuto adempiere la legge. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo, come scritto in Romani capitolo 8 versetto 7. Allora, in modo altrettanto solenne, il dito di Dio annuncia il giudizio. Un giorno, nella sala delle feste del re babilonese Baldassar, si stavano profanando i vasi consacrati sottratti al Tempio di Gerusalemme. Si lodavano gli idoli, ci si beffava del vero Dio. Ad un tratto le dita di una mano scrissero sull'intonico della parete: Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Daniele capitolo 5 versetti 5, 26 e 27. E la sentenza fu subito eseguita. Quel re venne assassinato la notte stessa. Ma ecco il Vangelo. Dio nella persona del figlio è sceso sulla terra. Gli viene presentata una donna colta in flagrante adulterio. Secondo la legge di Mosè merita la morte, ma Gesù non la condanna. Egli si china e scrive in terra con il dito. La legge era stata data da Mosè. Con la verità Gesù portava la grazia. Forse è proprio questa la parola che ha scritto per terra. Ancora oggi è il tempo della grazia. Credete in Gesù e Dio scriverà il vostro nome nel libro della vita, come è scritto in Apocalisse capitolo 21, versetto 27. Che il Signore ci benedica.